pollo. Praticamente il sacco che aveva cucito il tutù, questo combinato di ballerine, aveva lasciato gli spilli nel pavimento. Quindi sai quei spilloni per prendere il suo no? La chioccia, no? E se la buona cantante, che era Milano, mi risposa, sono disprezzata, cioè, altri disprezzata, cioè, uno spillone. Grande professionalità, mi sarei fermata, ecco, quindi.
sera percorrere un viaggio tra la Spagna, appunto, poi andremo in Argentina e poi in Grecia. E questo viaggio, come il titolo del concerto di Cristina Amore, al tema appunto dell'amore, che è un altro tema che tra l'altro si collega a quello che abbiamo l'emigrazione. Molti di questi brani parlano appunto dell'emigrazione, del dolore che l'emigrante porta in sé, e spesso la canzone d'amore verso all'amata lasciata in patria. E appunto ci saranno diversi brani, e però per ora continuiamo con il viaggio spagnolo con El Dito, un brano popolare, che poi una musica popolare che poi è stata inserita in testo di Enrico del Senor. El Dito. Thank you.
Il tango nasce appunto
questi borghi, borghi del pochettino quelli più poveri, appunto, dove gli immigrati arrivavano, e nel rione, che è quello lì che è stato fatto, e racconta la comunità di quando guardano cantato, raccontano appunto della vita quotidiana, della stagione di casa, dell'amore che spesso veniva lasciato in patria. E appunto romanzo di barba. Oh,
Thank you.
No. E faceva queste foto ai santi, con i brillantini, con queste zette, con questi tacchi. E faceva le foto. A un certo punto ero in università, è donna. E io mi sono avvicinata a questo ragazzo senegalese, e poi hanno tutti il viso sul palco, questi ragazzi. E ho detto, ma che fai il fotografo, è lo stilista? E lui è tipo quello che scoppierà a piangere, questo ragazzo. Ha detto, no, io devo regalare un paio di sandali a mia moglie in Senegal, perché dopo 12 anni che sto qui a vendere gli stracci, ho messo i soldi da parte per comprare i sandali a mia moglie, perché devo tornare in Senegal, perché lì è la mia patria. Guarda, mi è venuto veramente una... No, non le ho comprate io, però gli ho consigliato la telescope, perché questo ragazzo faceva il numero 42, cioè, la moglie è sicuramente una donna grande, alta. E l'ho aiutato, queste scarpe alla fine l'ho anche raccompagnato con la macchina. E a volte noi dimentichiamo, noi sicuramente no, che molti nostri nonni, zii, parenti, sono proprio giovani a Reversal in Venezuela, sono stati in Argentina, moltissimi nell'America del Sud nel dopoguerra. E con la famosa valigia di cartone, gli stessi operai di Masinelli sono andati lì per non so quanti metri, chilometri, non lo so, perché di profondità nelle miniere, e a lavorare per portare benessere per le famiglie italiane. E adesso sta succedendo il contrario, cioè stanno avendo molti. Il prossimo concetto dobbiamo fare sull'immigrazione, Silvia. Immigrazione è fatto seriamente in questo momento, perché anche questo è importante, cioè saper come noi siamo stati accolti, noi comunque dobbiamo accogliere. E come noi abbiamo preso, così noi dobbiamo dare. Siamo delle con dignità, sono persone anche con dignità, da rispettare e da onorare e voler bene. questo grandissimo spettacolo. Portato